Un pareggio è ovviamente l'obiettivo minimo per questa sfida, darebbe la qualificazione al prossimo turno, un traguardo sulla carta più che abbordabile da ottenere. Si gioca sotto un bellissimo cielo sereno al King Fahd Stadium, clima tipico per queste latitudini, grande atmosfera. Con me come sempre c'è Lele Adani, rimanete con noi ovviamente per seguire le emozioni del match, match valido per la fase a gironi della UEFA Champions League. Gara che contrappone Al Hilal e Tottenham. Fase eliminazione diretta della UEFA Champions League a un passo per la formazione di casa e oggi, approfittando di questo impegno interno, potrebbero staccare davvero il biglietto in anticipo. Devono rimanere concentrati, devono giocare il loro calcio. Vedrai che non dovrebbero avere troppi problemi. Questo è lo schieramento di partenza della squadra di casa. 4-3-3, il loro modulo di partenza con una punta d'area di rigore, due attaccanti larghi che dovranno provare gli uno contro uno, occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Pier. Dovranno sempre tenere d'occhio i tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Questi sono i titolari degli Spurs per il match odierno. 4-3-3 ampio, con le due ali a supporto della punta centrale, giocano a specchio le due squadre quest'oggi. La differenza la faranno i singoli, Pier. Io mi aspetto una bella sfida a distanza tra gli esterni offensivi, le sovrapposizioni, i tagli, potrebbero creare più di qualche imbarazzo alle difese. Sfida valevole per i gironi della UEFA Champions League. Pallone gestito male. Attacca il Tottenham in zona interessante. Può metterla in mezzo da lì. Intervento così, così, attenzione. Chance per Kane, attenzione. E il pallone in rete. Ha approfittato dell'intervento del portiere e ha piazzato senza problemi. Rivediamolo. Eccolo il gol, portiere non esattamente impeccabile, sulla prima conclusione poteva decisamente fare meglio. Quell'attaccante è stato pronto a piombare sulla respinta. Il Tottenham è dunque passato in vantaggio. Palla nuovamente in possesso. C'è spazio per andare. Occhio a Kane. Può metterla da lì. E c'è il gol. Le hanno fatto subito un'altra difesa, evidentemente ancora sotto shock. Gol che scatena le ire del tecnico in panchina, le sue urla mi sa che si sentono anche da casa. Ce l'ha con la squadra che oggi non sta davvero disputando la sua miglior partita. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0.
Benzema si libera. Niente da fare, il difensore recupera. Recupera senza problemi il portiere. Prova ancora il Tottenham lateralmente. Può metterla in mezzo. Brutto rinvio, attenzione, c'è ancora la possibilità. Ottima lettura difensiva. Pallone regalato. Occhio a questo pallone filtrante. La respinta, ma il pallone è ancora lì. Non sbaglia dopo l'intervento così così del portiere. Questa è l'azione che ha portato al gol. Tutto nasce da un intervento maldestro del portiere, che non è riuscito ad allontanare la palla sulla prima conclusione, favorendo poi l'inserimento dell'avversario, che non ha avuto problemi. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Entrata decisa, perde palla. Dombele. Percentuale di possesso, palla a favore degli Spurs. Stanno facendo quello che vogliono. Gli avversari non sempre di controporre l'adeguata parte difensiva. Se vanno avanti così, il divario tra le due squadre potrebbe aumentare notevolmente. Prova ad andare. Una giornata che non dimenticherà. È arrivata la tripletta. Un gol clamoroso, Pier, che merita davvero di essere rivisto. Ha letto la traiettoria della palla alla perfezione e l'ha colpita al volo, spedendolo alle spalle del portiere con questa conclusione da lontano. Partita che sembra già decisa, siamo ancora in... Interrompe l'azione e recupera palla. Ferri, occhio a Benzema, recuperano palla, occhio al tentativo in campo aperto, efficace la pressione della difesa, recupero del pallone, occhio a Benzema, Ziyech, sventa il pericolo. Superiorisqui. Lloris dice di no. Trippia. Occhio a Kane. Dombele. La gira su Bergwijn. Kane. Tacco robusto, palla persa. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Ziyech l'ha messa dentro. Il gol ci viene mostrato da un'altra inquadratura e guarda l'esecuzione, è perfetta, Pier. Abbiamo coordinazione, potenza, è un gran gol. Arbitro che dice che può bastare, 4-1, si chiude così dunque la prima frazione. Prestazione di enorme livello per Harry Kane, che sta dando un grandissimo contributo su tutto il fronte d'attacco. La prestazione è da fuori classe, Pier.
è l'uomo più pericoloso in campo grazie alle sue conclusioni che hanno tenuto costantemente impegnato il portiere, costretto però ad arrendersi in più di un'occasione. Secondo tempo valido per i gironi di UEFA Champions League, appena cominciato. Riconquista il pallone. Brava la conclusione. Che tuffo del portiere! Il portiere senza problemi sulla conclusione, molto violenta. Sceglie il tocco corto, palla messa in area, grande riflesso del portiere su questa conclusione ravvicinata, ha evitato un gol fatto, puro istinto e salva risultato. Corner in area, la palla termina fra le braccia del portiere. Il grande calcio non si ferma, questo è il prossimo match che potrete seguire sempre qui sulle frequenze di EA TV. Beh, entrambi hanno giocatori in grado di trovare il gol in qualsiasi momento e praticano un calcio veloce, dovrebbe essere garanzia di spettacolo. Intervento rischioso, ma ha preso la palla. Possesso che sfuma. Trippia. Dombele. Tocca la palla in fallo laterale, ci sarà la rimessa. Trippia. Tocco per Langley. Bergwijn. Si libera bene della marcatura. Prova in porta. Occhio perché il pallone è ancora in mezzo. Recupera senza difficoltà qui il portiere che poco fa invece si è superato per evitare il gol. Ma io Pier sto ancora ripensando a quella parata. Ha tolto letteralmente la palla dalla porta. Il dato sui tiri sottolinea perfettamente la loro ottima vena realizzativa. Hanno trasformato in oro le palle costruite, tante palle gol. Ed è così che si vincono le partite, eh? Pier, il match fin qui ha senso unico, in campo la differenza è enorme. Allenatore del Tottenham che effettua un cambio. Perde palla. La gioca profonda, attenzione qui. E c'è il gol! Sorprende il portiere con questa super conclusione. Portiere che non ci è arrivato per un soffio qui, è riuscito solo a toccare la palla, ma non è bastato per impedire che terminasse in rete. Conducono un grande margine, 5-1 fino a questo momento. Ottimo intervento in copertura. Si contendono il controllo del pallone. Lo vede? Azione che sfuma, ottima lettura difensiva. Ripartono in campo aperto. Gran palla qui per il compagno. Si salva la grande il portiere, poi si alza anche la bandierina, ma rimane il suo grande riflesso.
Paquetà. Viene avanti, palla al piede. Allora che supera l'idea di fondo, ci sarà la rimessa del portiere. Dombele. Hon-min-son. Buono lo spunto qui. Occhio, può crossare. Traversone che non crea problemi al portiere. Facile l'intervento. Tenta la conclusione. Ottimo intervento del portiere. C'è il tocco corto. Ottimo il recupero, riconquista palla. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Recupera un pallone pericoloso qui. Si libera bene qui. Sbaglia la misura del passaggio, possesso perso. Karim Benzema. Sceglie bene il tempo e ruba palla. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Tempo scaduto, arriva il triplice fischio del direttore di gara. L'uragano Kane si è abbattuto anche oggi, e non è la prima volta, sulla difesa avversaria. È stato il protagonista assoluto del match, oltre che per la vittoria può essere contento per una prestazione di altissimo livello, coronata da questa splendida tripletta, una giornata che non dimenticherà.